Sei in ascolto di RDA Radio 1, Circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Da tutti i paesi del mondo vengono a Roma, si danno l'appuntamento a Ponte Milvio. Amici ascoltatori di RDA Radio 1, amici sportivi e soprattutto grande popolo giallorosso, ben trovati a tutti, rieccomi qui dopo qualche settimana di assenza. Non mi scuso per la mancanza, ma sapete la mia carica di tecnico federale, io sono appunto un dirigente di una federazione sportiva di ballo, però facciamo anche altro tipo di sport, ho anche altre esperienze. All'inizio ve l'ho raccontato come da giovanissimo telecronista sportivo, quindi la passione di ritornare ovviamente a parlare di calcio non è mai morta in me, e però gli impegni della federazione mi impediscono qualche volta di essere puntualmente con voi ad analizzare le partite della Roma. Io vi ringrazio moltissimo dei cliccaggi, mi sta dicendo l'editore Roberto De Angelis che questo programma, nato così per caso da una mia voglia di passione di ritornare a parlare di pallone della Roma, sta ottenendo veramente grandi consensi. Io non me l'aspettavo, vi ringrazio e che dire, continuate a seguirmi se vi piace. E allora parliamo un po' di quello che è accaduto nelle ultime settimane che non ci siamo sentiti con la Roma, partita con il Bologna, partita con il Venezia, partite fotocopie uguali a quelle delle altre, io non vorrei ripetermi, però gli errori della Roma sono sempre gli stessi: se prende gol ai primi minuti poi fa fatica a recuperare, se invece segna all'inizio poi va in sofferenza perché deve mantenere il risultato. Questo perché? Perché il parco dei giocatori ha quel tasso di qualità che è abbastanza, non voglio dire mediocre, però è medio, e quindi c'è bisogno di quel quid in più, qualche giocatore in più, qualche regista. Io sono fissato con il regista di centrocampo, regista di attacco, e abbiamo poi giocatori fuori ruolo. Zaniolo dicono che è infortunato, ma secondo me il Zaniolo lo stanno mantenendo in caldo per la finale del 25, questa è la mia sensazione, anche perché è un giocatore sul quale si punta sulla sua potenza fisica, si cerca di recuperarlo proprio per il 25 maggio, quindi ecco perché secondo me è andato in tribuna a prescindere da quello che poi sono le dichiarazioni ufficiali. Allora, la Roma ha perso punti in campionato, ha perso la qualificazione in Euroleague forse per i punti persi con il Bologna e con il Venezia. Il Bologna si poteva fare di più, però venivamo da una partita sicuramente che ha segnato un po' la storia. La Roma è una delle prime, se non la prima, non vorrei sbagliarmi, nella ranking delle squadre italiane in Europa, cioè quella che di più è arrivata nelle fasi finali, e per cui questo già è un traguardo. Certo, non si riesce a portare la Coppa nella capitale, ma io sono sicuro che il 25 voglio mettere le mani avanti, ve l'ho già detto anticipatamente nelle puntate, io sono sicuro che questa Conference League arriverà nella capitale, perché Mourinho non può sbagliare per quello che ha creato nell'ambiente, sta creando una nuova mentalità, perché la mentalità di Roma è molto diversa dalle mentalità del nord. Guardate, io ve l'ho detto, sono un responsabile di una federazione sportiva, per cui so che al nord si lavora in un modo, al centro, a Roma, c'è un'altra mentalità di vedere lo sport, di vedere l'approccio con, ecco, siamo un po' più indolenti qui nella capitale, un po' in tutti gli sport. Allora Mourinho ha portato una certa maturità nella tifoseria, nell'ambiente, quella professionalità che manca alla Roma, perché qui facciamo presto ad andare all'aeroporto a prendere i giocatori, a fare festa ancor prima di conoscerli. Questa mentalità deve cambiare, bisogna essere, cominciare anche il tifoso, anche il magazziniere deve avere una mentalità più professionale se vogliamo vincere qualcosa come hanno fatto i grandi club. È pregiudicato il posto in Europa League, in campionato? Forse, non lo so, c'è una partita con il Torino e quindi non mi aspetto molto, magari un pareggiotto andrebbe bene lo stesso. Non si può pretendere dal campionato, perché Mourinho, lo staff tecnico hanno caricato i giocatori per la finale, perché adesso più che il campionato è importante portare questo trofeo nella capitale, quindi è chiaro che la Roma in campionato vivacchia. E poi ha i suoi soliti errori di sempre che io ho sempre analizzato durante i commenti, quindi se la Roma prende gol all'inizio fa fatica poi a recuperare, lo ha fatto ancora in zona Cesarini e poi non è riuscita a chiudere la partita. Quando segna all'inizio non chiude le partite e quindi va in sofferenza, e questo l'ho detto in apertura di questo commento. Come la vogliamo mettere? La mettiamo che
La Roma ha giocato bene con il Venezia, la Roma meritava di vincere per quello che ha fatto. Signori, quattro legni, adesso vi spiego il perché, quattro legni, perché la Roma quando arriva sotto porta, l'ho sempre detto, è imprecisa, i giocatori non hanno i piedi buoni, non hanno la mira, tirano di potenza, a Roma dicono do coio coio, poi se la palla va dentro fa il gol della domenica, parliamo di una grande Roma. Signori, se la Roma segnava tre di quei pali, oggi parlavamo di una Roma grandissima, di una Roma stratosferica. Purtroppo per ragioni di centimetri, per imprecisione, per ecco, magari perché i giocatori pensano di avere potenza, di essere più forti degli avversari, cominciano a tirare lì nel tentativo di prendere la porta. Ma signori, io lo dico sempre, la porta è lunga 7 metri, basta prendere un pochino più la mira, essere un pochino più freddi e cercare di centrarla questa porta come fanno magari i giovanissimi, gli altri. Non si capisce perché giocatori così pagati non riescono a inquadrare questa porta. Signori, sono tantissimi, quattro legni, andiamo a contare tutte le occasioni sbagliate durante il campionato, tutti gli altri legni non hanno portato la Roma veramente ad avere più punti. Questo dipende dalla qualità dei giocatori, dalla precisione. Vediamo le altre squadre, abbiamo visto la finale di Coppa Italia, sono giocatori che sotto porta non sbagliano, i giocatori della Roma purtroppo sotto porta non sono precisi e questo pregiudica poi il risultato, pregiudica i punti nella classifica. Ma lo vado dicendo dall'inizio questa rubrica radiofonica, chiaro che poi c'è anche la cabala, perché ai miei tempi quando io giocavo a pallone l'allenatore mi diceva beh, questa è una partita stregata, la partita con Venezia se dura 180 minuti finisce sempre 1-1. Ci sono poi queste congetture esoteriche, ricordiamo anche l'allenatore nel pallone con Oronzo Canà che è entrato in campo col pacco di sale e buttava il sale. Insomma, non c'è dubbio che poi il Venezia ci ha scucito uno scudetto dalla maglia giallorossa, il secondo consecutivo nell'era di Capello. Venezia, poi ecco, ci stanno queste cabale misteriose, no? Non c'è dubbio su questo, io ci credo. E allora bisogna costruire una Roma, come dico sempre, più forte del VAR, più forte degli arbitri, più forte degli esoterismi. E per fare questo bisogna acquistare quei giocatori e metterli nei reparti che mancano. Quindi non più giocatori fuori ruolo come Zaniolo, non più persone che non sanno cucire il gioco a centrocampo. Cioè, prendiamoli questi due registi, ci saranno in Italia, all'estero, in Europa, nel mondo, due giocatori che sanno giocare la palla. Signori, questo è gioco del calcio. Se tu la palla non la giochi, adesso gli allenatori puntano tutto sulla prestanza fisica. Non c'è più il gioco brasilero, no? Come si diceva ai miei tempi. Di coloro che palleggiavano con la palla, se oggi un giocatore palleggia viene richiamato, se oggi un giocatore fa colpo di tacco viene richiamato, viene messo in panchina. Quindi il gioco del calcio è stato distrutto sotto questo aspetto, sotto il profilo estetico, sotto quello che è veramente il gioco del pallone, perché si chiede altezza, prestanza fisica, corsa, potenza, quando invece la palla va giocata. Ricordiamo che questo è il gioco del calcio, il gioco del pallone. Allora, se c'è un allenatore che in Italia ritorna a giocare a pallone, sono sicuro che quell'allenatore comincerà a fare strike, perché in Italia ci siamo dimenticati di giocare a pallone. Adesso tutto sul VAR, anche le partite vanno scannerizzate, se tu tocchi un giocatore non sai se è fallo, se non è fallo, c'è questa regola del fuorigioco millimetrico, cioè se tu stai con un piede fuori andrebbe un pochino tutto rivisto, perché non si gioca più a pallone. Questo è il mio modo di vedere il calcio oggi, per questo mi sono un po' disamorato. Poi tutti questi passaggi indietro, si gioca indietro, io metterei una regola che è vietato passare indietro la palla. Nel gioco della pallanuoto tu devi concludere l'azione di attacco entro 3 minuti, altrimenti la palla passa all'avversario. Questo adesso è un gioco sportivo, anzi adesso la Roma diciamo che un pochino cerca di verticalizzare, ma all'inizio, quando iniziai questa rubrica diversi mesi fa, la Roma con questa melina all'indietro che addirittura chiamava il portiere, le partite non si potevano guardare, erano noiosissimi, non è quello il gioco del pallone. Ora, tutte queste situazioni messe insieme hanno creato problemi alla classifica di campionato. Nulla è compromesso e tutto adesso, la stagione si punta su questa giornata del 25 di maggio, dove mi stanno raccontando che con gli alberghi a Tirana sta succedendo il finimondo, con i prezzi, con gli aeroplani, che è cosa incredibile, ma questa la responsabilità è dell'organizzazione, che hanno scelto una città sicuramente, a mio avviso, bellissima ma poco adeguata.
andata per una finale con Roma e con Feyenoord, con due tifoserie veramente calde, non c'è dubbio su questo. Allora, grande popolo giallorosso, finora ci ho colto con le mie previsioni, e la mia previsione è quella di portare questo trofeo nella capitale, no? Fare un giro in pullman scoperto con questa Conference League sarebbe veramente il massimo. Siamo arrivati anche alla fine del campionato, vedrete che qualche sorpresa ancora ce la riserverà la Roma. Io mi auguro solamente che arrivino al 25 di maggio in buona condizione. Certo, qualche cerotto lo hanno i giocatori, però io sono sicuro che lo staff tecnico, che l'allenatore caricheranno al massimo la partita di Coppa. Quella col Torino è una partita di passaggio, come va, va. È una partita, chiamiamola, di allenamento, e poi ne sapremo parlare. Signori, grazie per l'attenzione, appuntamento al prossimo post. Mi auguro sia come sempre un post di gaudio, un post di giubilo e un post che possa dire sempre forza, magica Roma. Alla prossima!